Per un debito di 1.800 euro che lei tra l'altro è disponibile a pagare, la Cassa di Risparmio del Veneto le ha prima pignorato ed ora vuole mettere all'asta la sua casa sulla quale sta pagando il mutuo. Una vicenda incredibile, quella di Francesca Masiero, padovana, di 44 anni, sposata e madre di due figli, che dal 2006 sta vivendo un incubo senza fine. La storia è stata denunciata da Federcontribuenti Veneto, che ha anche tentato di parlare con la banca, cosa che tra l'altro abbiamo provato a fare anche noi, senza ottenere alcuna risposta. Nel 2008 mi vedo pignorata la casa. Mia. Per un debito di 1.500 euro. Esattamente. Allora io, anche impazzita dalla disperazione, vengo in Cassa di Risparmio e cerco di patteggiare questa cosa. Patteggiamo e vogliono 3.400 euro subito, dopodiché vogliono 12 rate da 160 euro all'una, quindi per un ammontare di 5.250 euro. Mi rivolgo a un conoscente che mi presta subito questi 3.400 euro. Comincio a pagare le rate, riesco a far fronte a 4 rate, dopodiché sono senza lavoro. Nel frattempo mio marito, dallo spavento che si è preso, è finito una settimana all'ospedale con un problema al cuore. Loro cosa fanno? Mi mandano un'ulteriore carta dal tribunale che mi pignorano, cioè che mi mettono all'asta la casa per praticamente un restante di 1.100 euro, che sono spese perché io il mio debito sinceramente credo di averlo già pagato, super pagato. Io purtroppo non ho più niente, perché comunque mi hanno, anche nell'anima, mi hanno tolto anche quella. Una scelta che sembra abnorme, spropositata da parte dell'Istituto di Credito Padovano, che sembra non volere sentire ragioni e che non accetta nemmeno la rateizzazione del piccolo debito. Francesca Masiero ha già pagato 3.400 euro di spese legali e 4 rate di 160 euro per estinguere il debito, che nel frattempo però continua a salire per via degli interessi che la banca continua ad applicare. Sono in mobilità, lavoro 3 ore al giorno adesso, ho due figli, mio marito lavora in una cooperativa, mi dica lei dove andavo a trovarli io, uno va a rubare. Fino adesso quanti soldi ha pagato la banca? Fino adesso 4.250. Potrebbero anche accontentarsi. Ma io credo di sì, però sa, è vero che se la prendono con i deboli, io me ne sto rendendo conto. Secondo noi c'è da fare una sola cosa, un bel gesto da parte della banca di cancellazione del residuo debito della signora, che non è neppure più un credito alla banca ma un rimborso di una parte delle spese legali che derivano dalla procedura costosa e aggressiva che la banca ha scelto per ottenere il risarcimento, o meglio la restituzione dei soldi che riteneva fossero dovuti. È un fattore etico comunque, e anche possiamo anche dire che in alcuni casi alcune banche sono peggio di Equitalia, dove non c'è dialogo, non c'è nulla che arrivare fino alla fine, fino alla distruzione totale di una famiglia.